Buonasera a tutti, buon pomeriggio e bentornati nel nostro canale. Benvenuti in questo nuovo video di Svuota la spesa, come tutti sabato facciamo la spesa a Eurospin. Vero Leon? Oggi che cos'è oggi? Sabato Oggi è 2. aprile. Bravo! Che cosa si commemora, diciamo? È la giornata, Leon, sulla consapevolezza dell'autismo. È vero? Che tutti raccontano, dicono, spiegano che cos'è l'autismo, che cos'è fare inclusione, questa parola, insomma, che negli ultimi anni si sta sentendo spesso. Io dico. Sentiamo, sì, ok, sentiamola, ma facciamo anche un po' i fatti, perché noi famiglie siamo stanche di sentirci, di vederci palloncini, cuoricini, cartelloni con tutte le scritte blu, i cuoricini blu, però poi alla fine Cuoricini vogliamo i blu. fatti. Va bene, parliamo della nostra spesa Eurospin, della nostra spesa online. Aspetta, amore, dobbiamo far vedere lo scontrino. Cerchiamo lo scontrino. Ah, forse sta nella borsa di mamma. Vai a vedere, nella borsa di mamma c'è lo scontrino. Così vi facciamo vedere quello. Vedi che c'è la busta lì. Papi, che si vede. Lui è Papi. Salve, buon sabato. Salve, a chi è salve? Grazie. No, quello è. Sì, vieni, vedi che oggi c'era anche il Minion. È una signora, gentilmente, per la seconda volta, ci ha dato Minion col pomodoro alla casa. Dice io ho i figli grandi, lo posso regalare a voi. Oh, ma questo dondola, come mai? Dondola. Ok. Così. Apriamo, facciamo vedere. No, l'ho messo troppo alto, scusate, ecco qua. Adesso sì. Facciamo vedere questo Minion pomodoro, in realtà ne abbiamo due. Perché noi la spesa, i 30 euro li avevamo fatti e superati. Però, ecco Anche qua. un Chanel, ah, è Chanel puzzetto. che Che fa cosa muovere, stanno saggio usando? Chanel. Che cosa E niente, stanno stanno usando, vede dove si è andato. Oggi siamo andati in piscina. Bisogna togliere questa linguetta per farlo parlare. Ok, usando? C'è adesso puoi quello spingere. pulsante. Sì. Sta chiamando, hai visto? Che carino! Facciamolo vedere, facciamolo vedere. Carino, carino pure questo Minion pomodoro. Ne ha due, ma vediamo l'altra, ce lo regaliamo. Poi, facciamo vedere la nostra svuota la spesa. Amore, ma veramente che non c'era lo scontrino? Lo dobbiamo andare a trovare. Però ce lo va a trovare Papi. Eh sì, perché io l'ho messo, l'ho preso e l'ho messo nella borsa. Dunque, amore, troviamo lo scontrino, Leon. Vieni qua, facciamo vedere. Ecco lo scontrino, l'ha portato Papi. Allora, noi abbiamo speso 50,73 euro. Abbiamo preso la spesa online, ordinata qualche giorno fa, e in più, come faccio sempre, entro dentro per comprare il pane e compro qualche altra cosa, anche perché online non tutto si può E c'è anche comprare. ancora. E questo è il secondo Minions, quello che ci hanno dato della spesa online. Ma cosa bella che ce l'avevano anche messo da parte. Va bene, intanto vi faccio vedere questa pianta, che io adoro le ortensie. E c'era 5,99 euro. Si vede? Wow! Questa poi si apre e fa tutto i petali, cioè i petali, insomma, i fiori dovrebbero essere tutti bianchi. In teoria. No, questi sono alcuni aperti. Sono color cavolo verde. Va bene. Comunque a me piacciono tutte le ortensie. Stava un'altra sul rosa pallido, ma misto al verde. Insomma, non tanto mi piaceva. Comunque. Compreremo, sicuramente si trovano perché questo periodo poi anche altre associazioni lo fanno, la festa della mamma, ci sono le ortensie e quindi le prenderemo. Poi abbiamo preso qualche gelato, questo me lo sono preso veramente per me. Ovviamente sono vuoti perché li abbiamo già messi a lavare. Li abbiamo già messi nel congelatore. Me.
Allora, e questo qui è una specie di magnum alle mandorle della marca Le Nostre Stelle, quindi una qualità un po' più superiore della Dolciando. E questo Big Choc, se fai il bravo, avrai un gelato dopo pranzo, però solo se fai il bravo. Ok? E fai il bravo? Togli, lasciami i capelli. Allora, dicevo, è bravo, vedremo. Con salsa di caramello salato e noci di macadamia. Si dice così, sì, macadamia, macadamia. Proveremo, proveremo. Sono curiosa di vedere com'è. Tu dici la dieta, a me è un'età. Poi i Big Choc, che stavano a 99 centesimi. Ma questo qui quanto costava? Vediamo se lo riesco a trovare, veloce, veloce. Maxi biscotto Big Choc mandorle, no, 99 centesimi. Vediamo se trovo l'altro. Big Choc noci, dovrebbe essere questo. Sì, mo, 2,39 euro. Mo, però ce ne sono 4, ce n'è uno in più. Va bene. L'altro gelato che ho preso a Lyon, ho iniziato a prendere questi, tipo i Maxi Bon. La Dolciando, sono pure questi buonissimi. I gelati dell'Eurospin sono super super buoni. Poi andiamo avanti con la spesa. Ho preso gli spinaci perché domani forse ci facciamo i cannelloni ricotta e spinaci in bianco con la besciamella. Ho comprato comunque il salmone, questo qua che prendo sempre, mi piace, anche a livello di qualità prezzo è quello che costa di meno, ma ci sono 150 grammi salmone norvegese affumicato, costa se lo trovo. €3,69. Poi, sempre con gli spina per gli spinaci, ho preso le ricottine, ho preso queste senza lattosio, però pensavo che erano poche e quindi ad oscià ho preso, scusate, tutto in diretta, la ricotta di capra, di pecora, misto pecora. E quindi nel caso li aggiungo perché ci piacciono anche molto ricottosi i cannelloni con un po' di spinaci. Poi ci siamo presi i panini, questi qua di segale, no? I due panini aglio olio, questi che gli piacciono tanto, dalla parte del pane fresco. E io ho preso questi qua perché mi piacevano nella croccantezza, buonissimi, con i cereali, i panini e i multicereali. Poi un casco di banane, 4, no, 5 banane. Le abbiamo pagate. Vediamo, vediamo. Perché queste vanno al peso. Banane, 98 centesimi. Poi mi sono presa questo yogurt greco, che è yogurt colato greco. Ci sarebbe colato? Boh, amo, che vuol dire colato? Però è 0,1, no, 0% di grassi. E quindi non è senza lattosio, però ho voluto provare questo qua. Che secondo me ho preso anche quello con lattosio, senza lattosio. Parmigiano reggiano nelle confezioni per portare a scuola il nonno, che gli piace tanto, che gli creo proprio l'ABC della merenda. Il petto di pollo che ormai non può mancare, come affettato. Primo cartone, volato, via. Ovviamente per l'ABC della merenda ci aggiungo i taragli nelle confezioni pratiche, Voto Confezioni, da sacchettini singoli con il parmigiano e il succo di ace, se lo porta a scuola. Poi, vedi che cosa non abbiamo comprato? La carta igienica. Siamo dimenticati. L'extra, perché ho trovato questo qua, che costa, era in offerta. Vediamo se lo trovo. Ah, l'ortensia, sì, ve l'ho detto, 5,99. Invece... Questi come si chiamano? Soft Dream Extra. Vabbè, ragazzi, non lo trovo.
però era un'offerta, non costava tanto. Tra l'altro è la confezione quella doppia a due e ho detto compriamo, che serviva, stavano finendo. E vabbè, non lo trovo, va bene. Il mio bouquet, che non può mancare in settimana, uno me lo faccio sempre. Come me lo faccio? Mi conoscete? Commentate. Come lo faccio io questo? Stufato, con la feta poi, insalata. Ho preso al papi. Papi, guarda che ti ho preso. Oh, grazie. Questa è quella con le anche le carote, proprio quella mista, inutile. Bello, così già lavata, metti nella ciotola e mangi. Ah, dicevo, eccolo, che ho preso anche il mio solito yogurt greco senza lattosio, però ho detto, ah, proviamo pure questo qua, vediamo com'è. Più che altro se mi gonfia subito. Poi, non essendoci, cioè, essendoci lattosio, albume d'uovo pastorizzato, non ho mai comprato così, però siccome ho visto delle ricette dove mi chiedono soltanto gli albumi, a volte compro le uova e cioè è veramente è sprecato. Poi con i tuorli che fai? Di più con gli albumi, bene o male, le meringhe, questo, però con i tuorli. E invece ho detto lo compro questo, me lo tengo, anche perché 500 grammi, e questo quanto scade? Me lo posso conservare il 25 aprile, quindi qualcosa la devo fare prima, vabbè, ma tanto la faremo. Poi sempre per Leon, per la scuola la mattina presto però quando ci alziamo gli scappo questo, il tien mangi in macchina nel frattempo. Come dessert per Leon il budino al cioccolato, che gli piace tanto, lui è un golosone. Ah, com'è lungo questo avocado, c'è la... Di solito mi danno quello cicciotto piccolo, questo è carino, però è duro. Vabbè, tanto un altro po' di maionese ce l'abbiamo nel frigo e questo qua lo facciamo ammorbidire nel frattempo. Fra qualche giorno poi la faccio. E ho preso, già mi sono portata avanti, dici Sara tu non la fai no, non la faccio io l'insalata russa, no, la compro già fatta tutto, anche perché non la mangiamo mai. E questa me la sono portata avanti per la Pasquetta, che devo fare il benedetto. Ne facciamo così il piatto del benedetto con salata russa, fettine di arance, uova sode, salumi vari. C'è una bella composizione. E poi vabbè, questo era in offerta, Luigi gli ho preso la ventricina. Questo quando scade lo possiamo mettere nel benedetto. Il 22-6. Mo, è questo. 22-6, 22 giugno. Quindi, pure questo. Se non se lo mangia nel frattempo, ci abbiamo già mezzo benedetto pronto. Allora, ovviamente due casse di acqua, che prendiamo sempre, la Blues, quella tipo la Sant'Anna, stanno già fuori. Poi ho voluto provare, non li ho mai comprati, non sono un amante dei grissini, però siccome li vedevo negli altri svuota la spesa, grissini al sesamo, ricoperti di sesamo. Allora li provo, proviamo. Compriamo pure nel, appunto, nella maionese di avocado. Ogni tanto. Ho preso sempre per provare, che erano tanto pubblicizzate sui siti dello spin. Gallette ai 5 cereali, senza glutine e basso contenuto di grassi. Amo essere, quindi vegan, dovrebbe essere anche biologico. Proviamo anche se uso altre gallette. Vediamo se non danno di polistirolo. L'acqua tonica al limone. Adesso iniziamo con magari qualche giornata bella calda. La teniamo in frigo. Un mezzo bicchiere. Erano in offerta ancora i digestive. E me li tengo questi qua. Perché capita in primavera. Se facciamo qualche cheesecake con la frutta. Erano in offerta a 79 centesimi. Ce ne ho un altro po'. Ho detto prendiamoli così me li tengo. Poi, io non compro mai latte di soia all'Eurospin perché è abbastanza zuccherato, però, ho detto questo della linea Amo Essere, senza glutine, vabbè, senza lattosio, senza sap, però, vabbè, lo compro se ci devo fare appunto qualche ricetta, qualche doge, qualcosa, metto questo. Non di certo ce lo beviamo così. Melanzane alla contadina sott'olio, che gli piace a...
a papi. Poi erano questi qua in offerta, panica di tramezzini, che se devo fare qualcosa per Pasqua, per Pasquetta, anzi no, per Pasqua, perché Pasquetta noi siamo fuori. A Pasqua abbiamo i parenti a casa e quindi questo serve sempre a tenerlo. Ho comprato anche i capperi. Questi sono capperi in aceto di vino, quindi non sono quelli salati col sugo e sale. Poi ho preso due confezioni di olio extravergine di oliva, che io lo uso per cucinare, molto buono, e ultimamente stavo utilizzando quello buono, quello comprato di qua, quello locale, e quindi diciamo che preferisco questo per cucinare, quello così a crudo, sui legumi, sulle insalate. I crostini, che ho visto che hanno fatto anche un'altra confezione, mi sa quella che si chiude proprio, però mi hanno dato questi, va bene, mi piacciono quando voglio disgarrare. E il latte al cioccolato per finire, per Leoncino, per la scuola. Questa è tutta la nostra spesa, spero vi sia piaciuto. Questo è tutto un casino che mo tenimto per andare, dobbiamo andare a mettere a posto la nostra montagna. Vediamo se Leon ci vuole venire a salutare. Leoncino, vieni a salutare, vieni a salutare mamma. Vieni di qua amore, vieni a salutare, così chiudiamo questo video. E diciamo al prossimo video. Al prossimo video. E di. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ora dobbiamo fare la pappa. Al prossimo video. Al prossimo video. Ciao.